Allora, siamo di nuovo qua, sono passati diversi giorni, devo dire. Quella volta lì non mi ricordo neanche più che giorno era, giovedì forse. Oggi è domenica. Allora, perché adesso dovrebbe andare meglio? Vi spiego che cosa ho fatto. Ho fatto due cose. C'era il problema che non faceva più la calibrazione della bussola. Una cosa che ho fatto è stato di aprirlo, smontarlo per vedere se per caso c'era qualcosa che non andava bene nel connettore della bussola. In realtà il connettore sembrava fissato dentro correttamente. Comunque è vero che c'aveva una cosa di particolare. La bussola è qui, no? Sul soffitto qua. Qua c'è il sensore GPS e non sotto come qualcuno pensa, perché sotto sta cosa che ci ho attaccato io c'è un simbolo di GPS. Ho letto alcune recensioni che dicevano e qui c'è il GPS, si figurate se lo mettono sotto la batteria con tutti i satelliti che sono in alto. Comunque no, il sensore GPS è, come era ovvio, quassù. Qua c'è la bussola. Ci sono quindi due cavi che vengono dal soffitto del drone, diciamo, per andare nella scheda madre. Quello per la bussola è cortissimo, è un casino tirarlo fuori e rimetterlo dentro, e mi chiedo se magari anche gli assemblatori, gli schiavi cinesi, quelli che lavorano anche al buio fra le altre cose e sono molto affamati, non abbiano dovuto strattonare un po' troppo per riuscire a infilarlo, perché è una cosa complicata infilarlo. Comunque non ho trovato guasti evidenti. Adesso ne facciamo delle prove, se dovesse ancora non funzionare lo smonterò ancora di più. Cioè, oltre a vedere il connettore, tirerò fuori proprio il sensore della bussola per vedere che i fili non siano staccati a monte, magari. Oltre a questa cosa di controllare com'è dentro, ho fatto un'altra cosa. Visto che io purtroppo non posso far funzionare l'applicazione, perché anche se il mio telefono è in 4G, e mentendo spudoratamente, quelli del sito Banggood mi hanno detto che funziona anche col 4G, in realtà non è vero, non vedo mai la connessione. Quindi, non avendo le informazioni a parole, diciamo così, devo interpretare tutto col codice dei colori, lampeggio verde davanti e rosso dietro, a seconda se lampeggia uno o l'altro, non lampeggia tutti e due, sono cose diverse, ma è un casino. Per cui, perché non è che sia sempre uguale, no? Che del tipo se lampeggia il verde davanti allora sai cosa devi fare, no, a seconda dell'ordine della procedura ha un significato diverso. Per cui mi sono studiato benissimo il manuale. E ho scritto in italiano l'intera procedura, guardate quanto è lunga. Proviamo a farla nell'ordine giusto e vediamo se stavolta funziona. E se non funziona neanche così, rismonterò tutto. Comunque, voglio dirvelo già da adesso, non c'è verso che io rinunci, cioè questo qui lo farò funzionare e diventerà un drone fantastico, come sempre. Ho sempre avuto un po' di problemini all'inizio, perché sono cinesi questi droni, cioè, voglio dire, non si può pretendere che funzionino al primo colpo. Però sono sempre riuscito a metterli a posto, e sarà così anche questa volta, ovviamente. Per cui adesso facciamo tutta la procedura pazzesca, eccetera. Poi dopo nei miei progetti c'è ovviamente quello, dopo averlo fatto funzionare in modo ordinario, cioè con le caratteristiche attuali, questo qua gli attacco semmai per il monitorino, perché se poi riesco a fare la calibrazione lo faccio volare, userò invece il monitor. Qua, visto che rischio di perdermi il primo giorno, dovrò mettere anche un locator. Dopo, se dovesse funzionare, poi incomincerò con le modifiche, no? Per far aumentare di molto la gittata. Da notare che qui io ho anche letto, cioè ho visto dei video di recensione, no? Non voglio criticare queste persone, che sembra che parlo male dei concorrenti, che è una cosa brutta, ma ho sentito delle cose un po' strane. Cioè, c'è uno ad esempio che è anche simpatico, non voglio parlare male di lui, ma che fa sto volo e dice proviamo a fare andare distante. Dopo 3 secondi dice cazzo, è già 400 metri, porca vacca, ha una velocità pazzesca, c'è neanche Mavic. Dice 400 metri dopo aver letto lo schermo. Allora chiariamo, sullo schermo, anche se le scritte sono invisibili, sono tutte in pollici, cioè in pollici in misure anglosassoni, no? No, pollici, in piedi, la distanza è in piedi. Per cui lui ha letto 400 piedi, ma non sono 400 metri, magari sarà 120 metri, non lo so. Comunque vabbè, un sacco di ingenuità, perché questo drone è un po' problematico per certe cose. Come per tutti i droni, bisogna conoscerlo bene, imparare tutto, perché ci vuole un po', Allora, visto che io so che la bussola è qui e che qua non c'è niente di metallico, ci metto già fin d'ora il locator, perché non crea nessun tipo di problema, per fortuna. E il rischio di perderlo, insomma, c'è, perché io ho sentito anche cose strane. C'è questa storia un po' impressionante che vi racconto, no? Che io guardo il sito su RC Group di tutti i droni, ci sono, e c'è anche ovviamente un forum, un thread, diciamo, per questo gruppo, per questo drone.
e c'è uno che dice: mi sono perso il mio drone, no? Questo qui, questo modello. E dice: lo stavo facendo andare un po' distante, poi è arrivato un cretino col furgone, pensa, questo qua arriva, e ha parcheggiato proprio davanti a me, col furgone in mezzo, ho perso il contatto, no? Subito sono corso oltre il furgone e il drone non c'era più. L'ho cercato, è scomparso per sempre. Ora, ok, questo qui è sicuramente una persona molto sfortunata e non voglio prendere in giro per questo, perché anch'io non mi posso lamentare in quanto sfiga. Però il mio dubbio di tipo tecnico è: perché se ha perso il contatto il drone non fa quello che dovrebbe fare un drone col GPS intelligente? Oddio, l'ho messo pure storto, cazzo. A me non importa, sono dettagli. Perché non è tornato a casa automaticamente? Cioè, se è andato per conto suo. Diciamo che insomma il drone è molto nuovo, questo qua col GPS, e ci sono segnali contrastanti. C'è la possibilità che a volte faccia un po' di casino. La mia idea qual è? Non è tanto l'idea che abbiano fatto, cioè che il sensore GPS sia malato, come invece è successo per il moschito, il mio primo moschito, ma piuttosto che la logica di programmazione che hanno inserito quelli della Visuo, diciamo, sia un po' rudimentale, perché bisogna anche fare un programma che funzioni bene, non basta che ci sia solo la hardware, bisogna anche che sia fatto bene il programma. Secondo me il programma di questo drone, a leggere le recensioni altrui, è un po' ingenuo ancora, no? Non sfrutta tutte le possibilità. Adesso lampeggia tutto. Allora, accendere il drone, accendere il controller, fare il beam, tutte le luci lampeggianti, tac e tac. Adesso fare il binding, luci rosse lampeggianti, binding effettuato, fammi vedere, ecco, le luci verdi sono fisse e le luci rosse lampeggiano, qua mi sono smerdato in modo incredibile, ci sono pure i funghi, cazzo, vabbè, calibrare il giroscopio, entrambi gli stick in basso a destra, lampeggiano tutti, mollo, smettono di lampeggiare e il rosso sotto, ok. Lampeggiamenti tutte le luci e poi luci stabili. Cioè in realtà qui, adesso luci stabili, ok. Calibrazione bussola, premere il pulsante geomagnetico, che è questo qua. E che cosa succede dopo? Tutte le luci lampeggianti. È vero, fin qua tutto vero. Attesa calibrazione orizzontale, fare calibrazione orizzontale. Ma c'è la calibrazione orizzontale. Che si fa così? Che mi dà un fastidio, madonna, ma io soffro un po' tanto di questa cosa di dondolare. Adesso è il momento critico, è il momento terribilmente critico, se non lo fa adesso siamo già spacciati in partenza, perché vorrebbe dire che c'è proprio qualcosa nella bussola, ai ai ai, qua mi sa che c'è proprio qualcosa nella bussola, io mi sento molto male adesso a girare così, no, non è che avessi sbagliato quella volta, c'è proprio qualcosa che non va sto drone, mannaggia. Sono venuto qua a fare tutti sti lavori, ste cose, niente. Qua di giri, altri che treni ho fatto. Oddio. Cazzo. Fermo. Cazzo. No. C'è proprio qualcosa che non va, sto drone. E gira tutto. Gira. Il mondo gira, la terra, tutti giù per terra. E speriamo che sia terra, ma concima tutte le volte che arrivo io questi. No, non funziona davvero. Io mi ero illuso che stampando una procedura perfettissima riuscissi a risolverlo. Ma qui proprio la bussola non funziona. Non funziona. A meno che non ci sia qui qualcosa di stregato che impedisca, ma mi sembra inverosimile. Guarda che sta in piedi adesso, sembra ubriaco. Ma guarda come sono ridotto. Senti, un attimo, metto via sto orologio, che non è molto probabile che crei tutti questi problemi, però... Ma adesso lampeggia anche questo! Aspetta! Cosa vuol dire quando lampeggia tutti quanti? Cioè, è strana sta cosa. Aspetta, aia, cazzo! Oddio, cosa ho premuto? Tutte le luci lampeggianti, fare i binding, cosa vuol dire? Che ha perso già il binding? Ma... Qua lampeggiano tutte! Lampeggiamento... Quale calibrazione bussola? Tutte le luci lampeggianti, attesa calibrazione orizzontale. Ah, tutte le luci lampeggianti, ah giusto. Sì, siamo all'attesa calibrazione orizzontale. La calibrazione orizzontale non si fa, se si facesse le luci rosse sarebbero fisse. E poi ci sarebbero solo quelle verdi lampeggianti, sì, ma non lo fa. Provo a vedere se questa cosa metallica mi impedisce, ma è ridicolo. Senti, mi sono stufato di girare così, mi fa troppo male. Dovrebbero esserci solo quelle verdi. Ui! Si sono fermate quelle rosse!
Allora si fa meglio, ora è l'orologio, ma ti sparo se è per l'orologio, cosa devo comprarmi? Un orologio di plastica? Io che sono abituato ad avere dei Casio di lusso. Si è fatta la calibrazione, adesso vuole quella verticale. E adesso la faccio così, perché non c'è nessuna voglia di stare a girare. Mi viene uno storniso, come uno storniso incredibile. Si è già fermato? E adesso dovrebbe essere a posto. Cioè, non ci capisco niente. Era l'orologio che impediva, ma è la sparassi proprio. Adesso ha fatto tutto. Sì, però queste luci si vedono e non si vedono. Cioè, bisogna togliere l'orologio ogni volta. E adesso tutte le luci sono stabili. Adesso che tutte le luci sono stabili, cosa bisogna fare? Ci è tutto bagnato sto foglio, che era così utile. Cioè, ogni volta mi devo togliere l'orologio, in pratica. Luci rosse effettuate, luci verdi lampeggianti, fare calibrazione verticale, luci verdi fisse, effettuata calibrazione verticale, luci rossi lampeggianti, il drone sta cercando i satelliti, attendere. Ma cazzo! Allora quando le luci rosse lampeggianti non era la calibrazione ancora, ma che stava cercando i satelliti. Come si fa a distinguere? Tutte le luci lampeggianti prima della calibrazione orizzontale. Quando le luci rosse sono fisse è stata effettuata quella orizzontale, le luci verdi sono lampeggianti. Bisogna fare quella verticale. Fare quella verticale, luci verdi fisse, però da fare luci rosse lampeggianti, va bene, insomma, bisogna imparare a capire come si usa. In pratica allora forse ho capito che luci rosse lampeggianti alla fine non era che non prendeva la calibrazione, ma piuttosto che stava cercando i satelliti. Visto che adesso non lampeggia più, non so più cosa dire adesso. Ho parlato moltissimo. Adesso è a posto, io potrei farlo volare. Lo faccio volare. Come si fa a farlo volare? Fammi vedere. Ma si bagna, devo mettere una busta di plastica qua perché mi si infradice. Io qua sono sempre in mezzo a merda. Tutto, attivare i motori, gli stick in basso verso il centro. Volare tanto, atterrare con stick di sinistra in giù o ritorno a casa automatico. Disarmare i motori, gli stick in basso verso l'esterno. Capito tutto. Adesso vediamo se vola sto drone. Però non c'è la telecamera, lo so. Cioè c'è quella... Armiamo i motori, vola, tende a scendere un po', era il difetto anche dell'altro viso, no? E io speravo in effetti, adesso il vento c'è un po' di venticello c'è, allora, io speravo che avessero corretto questo errore. Stando fermo lui non cala molto, è nel momento in cui si va avanti, ci si muove, però adesso contento, funziona alla fine, però questo codice delle luci fa diventare un po' pazzi, diciamo la verità. Perché ci sono significati multipli, capito, a seconda della fase. Per ora sta reggendo abbastanza, il venticello c'è, voi forse non ve ne accorgete, non è un vento forte, saranno 4-5 metri al secondo, che cazzo ne so io, faccia finta di essere spetto di vento. Si vede che è un po' inclinato per cercare di resistere al vento. Adesso non c'è la telecamera però, per cui sono proprio tutto al buio. Va molto piano, ah perché è ancora la velocità minima. Per ora sono contento, ha funzionato, però il codice dei colori fa diventare pazzi, me lo dovrò studiare a memoria, comunque il foglio me lo porto sempre dietro. Per cui in pratica tutte queste luci lampeggianti, dopo la calibrazione, è quello che ti fa incazzare, cioè tu fai la calibrazione verticale che è l'ultima, lui invece di stare tranquillo incomincia a lampeggiare perché cerca i satelliti, ma tu vedi questi lampeggi e pensi, oddio, devo andare avanti, invece no, e invece no, comunque mi sembra che stia tenendo... benissimo la posizione, no? Dai che sono contento, dai. Poi ci attacca ovviamente la telecamera a 4, a 5, non mi ricordo più niente, 4 GHz. Però adesso è importante vedere che abbia funzionato. Io farei anche il ritorno a casa, anche se ovviamente è così di brutto, un po' paura. Anche perché non ho ben capito, questo qui, vi dicevo, no? Il GPS, il sensore, diciamo che va bene. Ora io non so quanti satelliti abbia perché non c'è la telemetria. Ma tutto sommato lo vedo piuttosto stabile, li ha trovati anche in fretta, eccetera. Il dubbio qual è? Che la logica di gestione del GPS, cioè di dire ho queste coordinate e cosa me ne faccio, come guido il drone, questa è intelligenza artificiale quasi. In questa secondo me non sono ancora molto bravi quelli dell'avviso, perché ho letto recensioni e cose varie che faceva casini in pratica, che a volte invece di tornare a casa quando perde il controllo se ne va per funghi. Quello è più che altro un problema di logica. Adesso provo a fare il ritorno a casa, in caso lo disattivo, oddio so come disattivarlo in caso. Porca puttana. No, ecco, questa è un'altra cosa che non si capiva bene nel manuale. Tu stai lì, tanto resisti a più di 10 minuti, dicevano addirittura 15 minuti. Però al valore che ti dicono quelli i negozianti devi sempre togliere un 20-30%, per cui sarà 12 minuti, non so.
C'è una cosa che non ho ben capito, come si disattiva e ritorna a casa automatico nel caso lo facesse pazzoide. Cazzo. Ehi, adesso... Oddio, mi sono messo il dente in bocca, no, perché ho toccato... Speriamo che fosse solo terra. Odore della natura, bestia che sei. Va bene, 1K return. La differenza è che quando il drone ritorna è a terra, questa che loro chiamano funzione reversa, tu resta lì però, può essere ritirata. In che modo? Attraverso il pushing. Pushing è spingere, pull è tirare, spingendo l'acceleratore verso il basso. La sinistra e la destra invece cambiano la direzione. La rocking bar, che non so cos'è, può essere usata per controllare l'atterraggio. Ho capito quasi tutto. Per favore, non volare via. Lui sale, questa è una buona notizia che salga. Perché io non l'avevo letto. Si gira. E adesso però stiamo molto attenti, che non mi superi e vada per funghi. Perché devo capire come fare a bloccarlo, se no. Per ora stai sbagliando di 10 metri. Stai andando un po' più piano e mi va anche bene perché devo avere il tempo. Vabbè che oggi gli alberi sono anche spatusti. Più o meno sei giusto così, sono abbastanza soddisfatto. Voi sapete, no, che dai metri di distanza rispetto al punto di partenza si può dedurre la precisione del GPS. E questo dipende molto, oltre che dalla logica del programma, anche dal sensore GPS. Più satelliti c'ha, più è precisa la discesa. Sento che questo non scende più, Cioè questo qui sarebbe il ritorno a casa automatica. Ah, adesso ti accorgi. Adesso vai giù tremolando, però sei abbastanza bravo. Porca puttana, cazzarola. Sei bravissimo. Ti fai venire addosso adesso? Stai proprio cercando il coso? Lo vedi? Hai gli occhiettini e vedi dov'è? Perché ci sono i droni che hanno gli occhietti sotto, Sei un po' accecato, però sei andato vicino, Porca vacca. Incredibile. Ha battuto di gran lunga sia il Desiree che il moschito, 30 centimetri, 20 centimetri forse. Sono molto contento, però devo sbavare solo perché sono contento, non perché sputazzo un po'. Perfetto, sono contentissimo. Ha funzionato. Adesso però ho paura l'idea di aver rifatto tutte queste calibrazioni, però idea, sono nello stesso luogo, le cose geomagnetiche del terreno sono le stesse, mi evito la calibrazione stavolta, che è una rottura di coglioni che non si può spiegare la calibrazione. Per questo facciamo una bella cosa, una pausa. Cambio la batteria, la faccio riposare un po', mi riposo anch'io perché mi sono molto emozionato a fare questa cosa. Io mi emoziono, ma proprio nelle boazze mostruose. Vabbè, questi sono termini dialettali, non vi posso spiegare tutte le cose dialettali. Cazzo! Ho tutto il prato, proprio qui devo finire. Non è sicuro, potrebbe essere fango. Potrebbe essere quello di sicuro fango. No, non dirlo, che se non capiscono. Era un'esclamazione così. Niente, facciamo una pausa, nuova batteria e questa volta ci mettiamo a telecamera, così vediamo anche un po' come funziona la telecamera appiccicosa, quella 4,8 GHz, eccetera, eccetera. A tra poco. Ok, voglio usare anche questo perché il bello di quelle a 5,8 GHz, mi ricordo più niente, c'è tutta una confusione in testa, è che appunto le puoi usare con i gadget. Tutto questo è il motivo delle complicazioni. A parte il fatto che quella wifi non potrei usarla comunque non è che la butto via quella wifi, la tengo e un giorno quando mi si spaccherà, ecco, vedete che bello, si vede la roba, e il giorno in cui dovrò cambiare lo smartphone, che prima o poi succederà perché è già spaccato il vetro, poi chissà cosa succederà domani, cercherò di comprarne uno che abbia il 5G, così potrò anche vedere. Però qua non funziona niente, però, oh cazzarola. Oh madonna, cos'è sta storia? Niente, sarà la batteria scarica. Mi sembrava di averla caricata, forse me la sono dimenticata collegata e quindi si è scaricato del tutto. Va bene, no, non va bene, ma qualche cosa che deve andare storta c'è sempre. Comunque, beh, si vedrebbe, no? Si vedrebbe. Solo che ovviamente è strano, però veramente strano. È possibile che me la sia dimenticata incastrata dentro così, quindi è rimasta per giorni a scaricarsi. Vabbè, non vi potrò far vedere l'EPV, mi dispiace molto perché è più figo se potete vedere anche voi quello che vedo io. Ve lo farò vedere nel monitorino, dai. Non si vedrà un granché, ma fidatevi. Non è che vi racconto che vedo un albero e invece c'è una mucca. Se c'è una mucca io ve lo dico.
Per cui c'è stata questa piccola cosa sfortunata. Adesso non ti agitare, ci sono un po' di cose da cui pensare. Adesso niente, facciamo volare il drone, questa volta vedrò in questo monitorino dove va e magari potremmo fare una prova di distanza, anche se un po' mi secca perché non c'ho l'IPV questa volta. Aspetta, questo si accende, si dovrebbe vedere. Sì, questo si vede, la batteria è abbastanza carica, perfetto. Qui c'è questa cosa geniale che ho inventato io per attaccare anche il monitorino come se fosse uno smartphone. Geniale, però certo che pesa sto trebicolo. Adesso rifacciamo tutto, eccetto la calibrazione della bussola, perché siamo nello stesso posto di prima e non c'è bisogno. Vedete qua, si è staccato il pulsantino. Colle moderne che ci sono oggi, che profumano di pino silvestre ma non attaccano. Vediamo se funziona comunque. Sta facendo il... posso farvi vedere questo, ora che ci penso. Registro il video e ve lo faccio vedere questo, come se fosse una specie di FPV. Adesso accendiamo questo, il binding, facciamo anche sto calibrazione di giroscopi che non serve a niente, la calibrazione della bussola me la scordo perché non mi serve più, l'ho già appena fatta. Adesso vediamo anche se regge il peso, perché c'è la telecamerina che pesa un po' di più a causa del fatto, però non ho controllato che abbia i satelliti, ma immagino che li ricordi da prima, non sono mica stupido. Ci accorgiamo subito se c'è il GPS. Perché c'è un po' di vento, oggi lo mandiamo un po' in alto e vediamo cosa fa col vento. Se si piega un po' da solo per combattere il vento, in questo momento non c'è un filo di vento, cazzarola. Qui si vede, ci ho messo tutto sotto a sbau, vedete, le mie invenzioni geniali, per vedere qualcosa. Vedete anche voi qualche cosina, oltre al mio naso mostruoso, bitorzoluto, ma che naso c'ho io? Vabbè, niente, adesso funzionerebbe, insomma, io ho un po' paura, ma proviamo. Proviamo ad andare, va anche piano, per cui almeno in quel senso lì sono tranquillo. Qui quello che vedo è il nulla in pratica. Vedo il nulla, però sta cosa qua mi sa che sarebbe meglio così. Vedo il nulla perché è tutto erba. Come mai non riesco a vedere in nessun modo l'orizzonte? Più in alto ancora devo andare. Ecco, adesso incomincio a vedere qualcosa. Adesso vedo qualche cosa. Sì. Però è perché si vede che era un po' puntata verso il basso, ma mi sembrava di averla messa... davanti, insomma, è che è inutile, quando vai in avanti lui si inclina, no? È normale, i droni fanno così. Adesso io, oddio, però ora che ci penso, è la mia prima prova, c'ho un po' paura. In teoria dovrebbe accadere che quando non becca più bene il segnale, il controller fa bip bip, anzi 2 bip bip vuol dire batteria scarica, 3 bip bip non riesco più a ricevere il controllo. Qui adesso già volevo anche provare con i gag, ma non posso. E qui già si vede malino, non voglio dire cose, ma si vede abbastanza male. Questa telecamera, fra l'altro, non è che sia la stessa del vecchio Batman, ne ho comprato una nuova, no? Perché quella del Batman vecchio gliela lascio dentro. Per cui magari una di quelle che funziona un po' peggio. Ah, ma in questa, che stupido, adesso mi ricordo, in questa non ho messo l'antenna a 90 gradi, no? Che è una genialata che io ho fatto col vecchio Batman e che me l'ha portata a 270 metri senza problemi. Questa invece è tutta dritta. E questo non va bene, perché in questo momento l'antenna è così, mentre invece se fosse così mi darebbe un fronte maggiore. Per cui già adesso incomincio a vedere pochino. Lo facciamo andare un po' da questa. Vedo, sì, però vedo proprio poco. Cos'è che c'è davanti lì? Si vede proprio male su questo monitorino, Sta andando, non vedo niente. Sembra fermo. Sembra fermo perché già adesso i comandi li prende ancora. No, volevo fare la prova a distanza, però in queste condizioni è molto difficile e pericoloso. È molto pericoloso. Comunque sotto c'è il prato. Sentite, sì, ma qua non è una distanza grande. Sentite, mi manca i goggles e non vedo bene con questo. Devo anche storgere l'antenna, mi sa. Per cui adesso faccio così, lo faccio scendere qua. E guardiamo la distanza che c'è qui, che non è quella massima, ma è l'unica di cui mi posso fidare, perché ci sono grossi problemi con l'IPV, perché non ho storto l'antenna. Quell'antenna lì di quella telecamerina è molto particolare. Quella sarebbe sì, l'atterraggio. E adesso si spera che si fermi anche, che sia intelligente, che si fermi, che non stia lì a mulinare le eliche. Perfetto, perfetto. Adesso abbiamo il... comunque non c'è l'erba alta, eccetera. Sto qua mi dà fastidio, però lasciamo qui.
mi dà fastidio anche questo, tutto mi dà fastidio oggi, ma poi me lo rubano, cazzo, beh niente, è lì, dai, abbiamo già visto dov'è più o meno, lo spengo, qui impazzisce se lo spengo e andiamo con l'locator a trovare dov'è che è come distanza, che non sarà un granché, perché voi avete capito qual è il problema, perché io vi spiego tutte cose vi spiego. Il problema è che, allora, quella è cosa del moschito che gliel'ho tolto temporaneamente, è che io ho lasciato tutto com'era, diciamo, no? A parte che ci ho messo la telecamera mia, cioè quella comprata nuova, però nella telecamera nuova ho lasciato l'antennina dritta così, perché è così di serie, ma è sbagliato perché quella è un'antenna stranissima, io l'ho studiata molto, no? È un'antenna che ha una diversità alternata, per cui a intervalli rapidissimi di tempo a volte usa un primo pezzettino dell'antenna e l'altra volta quello successivo, che sono isolati tra loro, sono staccati tra loro. Ma tutto questo è utile solo se hanno inclinazioni diverse, perché sono tutte e due inclinate allo stesso modo, questi due pezzettini metallici, che cazzo serve? A niente. Se invece fai così, quando usa questa becca bene da questa, quando usa questa becca bene da quella, a seconda di dove è il controller, no? Per cui no, dovrò piegarla a 90 gradi, allora migliorerà tantissimo. E poi vabbè, devo fare mille modifiche, devo dire, perché c'è da controllare come è messa l'antenna. Ho già guardato, no? Quando ho aperto il drone, l'antenna l'ha messa come sempre di schifo, adesso vi faccio vedere dove l'ha messa, ma di schifo proprio. L'hanno messa sopra la batteria su un lato, con il risultato che se è di così il drone, vabbè, se ho messo non ci riesco, se questa è la punta, questa è quella punta, se è di così si becca bene, se è da quell'altra parte si becca male perché c'è in mezzo la batteria. Quindi bisogna mettere il connettore esterno per metterla su in alto in verticale, in modo che da ogni... Ecco, non cambiare idea. Sì, sì, che bello che è il locator, che meraviglia della natura il locator. Cioè, è una cosa meravigliosa. Perché lo so che, ma qua è tutta merda, non è possibile, ma no, dai, questo è fango. È fango che ha una strana forma tondeggiante. Sì, 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 sta andando molto bene. Sì, bip bip bip, poi usiamo lo smartphone per la distanza, ma comunque questa non è la distanza massima, è diciamo la distanza massima se vogliamo, è un problema di minimi di vincolati dell'FPV, perché andando oltre non vedevo più niente. Sì, sì, sei bravissimo, ti stimo moltissimo. Sì, qua siamo già a 10 metri, ma un attimo, ho perso una pallina, com'è possibile? Ah, più da questa? Non l'avrei mai detto. Ma non prendermi in giro, cioè com'è questa storia? Strano, ma come diminuiscono? Non capisco, prima avevo visto una pallina verde. Oh, no, non mi mollare adesso. Che succede? Che è sta storia? Non mi fare... Ah, ecco, l'ho beccato. Sì, ma prima avevo più palline, com'è possibile che siano diminuite? Sono passato... Urca! L'ho superato! Vedete com'è importante che dia indicazioni sulla direzione? Sì, ma cosa ce l'ho sotto? Ah, eccolo, è qui, che scemo, ci stavo girando intorno. Ci stavo girando intorno. Ecco perché mi dava quei segnali discordanti. Però ormai ho imparato questa cosa di plastica schifosa. L'ho messa perché io a volte vado in giro anche con la pioggia, essendo no limit, ma poi mi entra l'acqua nel borsello e magari mi rovina tutto. Sei stato bravissimo, drone. Ok. Ah, aspetta che fermo il video. Oh cazzo, non c'è più la luce? Oh cazzo, cazzo, cazzo. Che è successo? Mi sa che il video della telecamera ce lo scordiamo. E non capisco perché. Si è già scaricata la batteria. Aspetta che penso. Cazzo! Potrebbe essere scaricata la batteria. Qua siamo sui 180 metri, mi sembrava di ricordare. No, però un attimo. Forse addirittura... Sì, una cosa del genere. Forse è successo che ho usato questa batteria, che è quella che avevo usato l'altra volta, e quindi l'avevo tenuta accesa per vari minuti, no? Perché io queste batterie avevo fatto il calcolo che duravano circa 15 minuti, che erano più che sufficienti per tutto un volo del drone. E poi c'è altre batterie piccole. Qui adesso niente, questo mi impiccia molto, però non vorrei che si spaccasse.
Niente, dai, facciamo questa misurazione della distanza, insomma, dai, non bisogna lamentarsi sempre. Oggi sono abbastanza contento del fatto... non fare rumori. Del fatto che abbia funzionato, insomma, che ho capito, sto codice dei colori è un casino, proprio, dai, è un casino, non si può dire che è un codice dei colori bello. Però una volta che uno l'ha capito, siamo qua, non registra questa. 3, 2, 1, droni, la distanza. Questo ci metterà un po' come sempre. Sì, ci sono le due torri. Non mi ricordo più cosa significava, 180 metri. Stiamo attenti che non mi affraghino la roba, e comunque no, vedrai se qualcuno si avvicina. Fammi vedere come che vanno i satelliti qua. Perché non dice il numero dei satelliti? Vediamo, vediamo un po' se rimane ferma la distanza. No, non rimane molto ferma, sta ancora cercando i satelliti. Beh, 06, se rimane fermo così va anche bene. Ok, torniamo e ci vediamo la distanza, che comunque non è significativa al massimo. C'è uno, io ho letto vari video, cioè ho guardato vari video, no, di quelli che c'è in questo drone. Questo qui almeno ha capito che bisogna fare la conversione da piedi a metri, e alla fine ha detto che è riuscito a far arrivare a 180 metri, che non è male. Però se pensate che io il vecchio viso l'ho fatto arrivare a 270 metri, non è da fare i salti di gioia. Il discorso qual è? Che lui ovviamente l'ha usato in configurazione normale. E anch'io adesso credo che forse sono sui 180 metri, secondo me. Poi dopo, con tutte le mie modifiche, le antenne, tutte le fighettate che ci metto, io li faccio sempre raddoppiare, per cui mi piacerebbe farla arrivare a 300-400 metri, ma sì, dai. Comunque poi alla fine mi accontenterei anche per un 250-260 metri, che poi sarebbe 260 metri, sarebbe come l'altro, no? Ci mancherebbe che facesse di meno, ci mancherebbe. Dai che è andata bene. Comunque sto codice dei colori fa diventare pazzi proprio, fa diventare pazzi. Io la calibrazione della bussola la farò una volta sola quando arrivo in un posto, e poi nei voli successivi no, no. Perché non si capisce. Poi questo fatto di girare, stando io fermo, cioè girare su me stesso, no, niente, una mosca, mi dà un fastidio terribile, cioè mi dà uno stornisio, oddio, ma perdo il drone così, ma tu, ma basta mosca, merda, sì, ma mi perdo il drone così, lo tengo in mano, dai, qua, mi è uscito dal borsello perché l'ho messo lì per un miracolo, sì, no, non è tanto, forse 130 metri, 140 metri, bazzeccole, è il primo volo, l'antenna la devo storcicare, se faccio vedere meglio, vi spiego tutto io. Perché sì, con la diversità che hanno messo, che senso ha avere tutte e due le parti diverse orientate allo stesso modo? Già sono uguali come forma, cioè cazzo, niente, stupidi proprio. Io invece l'ho messo a 90 gradi con l'altra e andava benissimo fino a 270 metri, e forse di più, ma poi è stato il drone a cadere giù. Vediamo quanto è. 140 metri, ma sì dai, 140 metri non è da fare i salti di gioia, ma come primissima prova diciamo che va bene. Finiamo la visitazione, ok, perfetto, diciamo che sono abbastanza contento, anche se qualche cosina di brutto è accaduto, la telecamerina si è misteriosamente spenta, ma forse solo perché, aspetta che penso, dai, che quando uno pensa risolve tutto, dura circa 15 minuti la batteria, magari ho usato per pura sfiga la batteria che avevo già usato la volta precedente, perché mi sono dimenticato di ricaricarle, quindi già quella volta ho fatto 10 minuti tentativi, qui soltanto per le calibrazioni, eccetera, si è scaricata, peccato perché probabilmente mi sono perso il video, e poi sto qua si è staccato, merda, non funziona niente sta colla moderna, devo trovare quella che fotte il cervello, io usavo sempre quella, e il cervello è quello che è, ma attaccavano bene le robe una volta, cazzo, era roba tossica, roba potente, il mio telecamerino, ma, cazzo, non dire niente, fai finta di niente, va bene, sono molto contento di com'è andata. Sono molto contento, alla fine abbiamo visto che era solo un codice dei colori stramboide, che non è facile da capirlo bene, ma una volta scoperto il codice dei colori, poi si perde in batteria e tutto a posto, tutto a posto. Poi vabbè, devo ricordarmi di caricare prima queste batterie. La prossima volta che cosa faremo? Beh, questo video finisce qui ovviamente, perché non è che posso fare i video all'infinito proprio, che dopo vi stufate anche voi. Si è staccato questo, perché forse non era una buona idea metterlo qua dentro che sfrisa, allora lo metto qua. Che diceva, niente, io farò un sacco di modifiche a sto drone, un sacco di modifiche, e così potrete vedere come funziona mille volte meglio tutto, l'FPV con i 5,8 GHz,
con l'antenna storta nel modo giusto. Poi ci metterò il connettore esterno per l'antenna su verticale, in modo che regga sempre, e quindi batteremo quel record da 4 soldi di chi l'ha portato a 180 metri o 200 metri nella sua immaginazione. Noi lo porteremo sui 350-400 metri, ve lo dico già subito, per cui un grande successo sarà, insomma, speriamo. Comunque già se lo faccio arrivare a 200 metri tranquilli sono abbastanza contento. Qua ho la tendenza a perdere tutto però, e così. Per cui dai, sono contento, il drone come GPS mi sembra che ha funzionato bene, il ritorno a casa l'ha fatto con una precisione incredibile, anche se ho il sospetto che si sia trattato di una botta di culo, perché a volte succede per fortuna. Comunque lo rifaremo ancora, riproveremo, ma diciamo che il risultato per ora è decisamente buono. Questa telecamera qui, no, ma quello è il problema, era dell'antenna trasmittente, l'antenna trasmittente non era messa nel modo giusto. Riproveremo anche il monitorino ovviamente, qua per adesso non vorrei schiacciare la telecamera che mi sembra già che sia un po' fragilina. Va bene, qua ci sono tutte queste carabatte, niente, io vi ringrazio, mi dispiace se come sempre è stato un po' deludente il video per certe cose, perché ero un po' arrabbiato, sapete, quando c'è il drone nuovo c'è un po' di agitazione sempre. Dov'è che è il controller? Che spavento. Qua c'è il controller, e niente, allora io vi saluto, vi ringrazio molto, diciamo che insomma funziona, si tratta di capire la sincronizzazione e le calibrazioni varie, funziona. Farò un sacco di modifiche fichissime e vi farò vedere i risultati eccezionali a cui riuscirà a arrivare insomma questo nuovo drone, il Super Batman. E gli uccellini del demonio se la sono presi in saccoccia. Va bene, allora vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima.